mio caso specifico, di pinzare su tela e poi appenderla in alto è un modo per arrivare con la mia arte dove non riesco ad arrivare fisicamente. Mi chiamo Andrea Casillo, sono nato a Seriate nel lontano 1980 e ho vissuto sempre a Chiuduno. Mentre ero a scuola mi sono appassionato al disegno e da lì ho cominciato a disegnare su carta, a fare le prime bozze, a fare i primi disegni. In contemporanea però io ho cominciato a prendere in mano gli spray e ho iniziato la mia carriera artistica. Ad un certo punto della mia vita è successo che sono andato a letto tranquillamente dopo una settimana di sport intenso con un mal di schiena un po' diverso dai soliti mal di schiena che potrebbero venire da uno sforzo muscolare. Fatto sta che la mattina seguente non mi sono più alzato, le mie gambe non mi rispondevano di più. E dopo un po' di giorni di ospedale mi hanno dato la notizia: guarda, tu non camminerai mai più perché ti è venuta questa infezione al midollo che ti ha portato a diventare paraplegico. Da quel giorno diciamo che non mi sono mai disperato, non ho avuto mai un momento di crollo psicologico, perché mi sono posto dei piccoli obiettivi giornalieri per poter iniziare la nuova vita. Non sapevo ancora bene come muovermi all'esterno e allora ho iniziato a prendere le tele e ho iniziato a dipingere su tela. Il fatto di dipingere su tela è una cosa che mi ha motivato tantissimo. Quando prendo in mano lo spray, per me è una liberazione, è liberare tutto quello che hai dentro. La caratteristica principale dei miei lavori è proprio il colore forte, il colore vivo, perché il colore è vita, e quando vedo muri grigi o una tela bianca, per me è proprio un istinto a dover trasformare, colorare e rendere questa tela, questo muro colorato, perché è una cosa che fa star bene me stesso. Per me la medicina che mi ha fatto guarire tra virgolette, ma affrontare questo problema che ho avuto è stato appunto lo spray. I miei familiari sono stati vicino, anche se a tutt'oggi, passati 10 anni, ancora non hanno accettato appieno una cosa che mi è successa, non riescono ad andare oltre e vedere tutto quello che ho fatto sino ad ora. Questa cosa ovviamente per me, con tutto l'impegno che ci ho messo, la soddisfazione che ho avuto, è un po', cioè, sono rimasto anche un po' deluso, perché pensavo che di aver dimostrato e di dimostrare, no, lo penso, e mi dispiace per loro, che non per i miei genitori, che non riescono a, o magari non danno a vedere, però che apprezzano questa cosa e non si soffermano su quello che mi è successo, ma guardate quello che sto facendo. Essere uomo vuol dire affrontare la vita a testa alta e lasciare tutte le cose che accadono e non lasciarsi sopraffare da quello che ti accade, ma andare metterci sempre la passione, la voglia, la grinta di poter andare avanti nel migliore dei modi e rispettando se stessi, perché chi, nonostante succedano queste cose, ti lascia andare, non è, secondo me, non è neanche più rispetto di te stesso. Quindi essere uomo vuol dire rispettare se stessi, gli altri, e avere il coraggio di andare avanti nonostante tutto.